Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio vi ho mostrato una nuova versione del Carnotauro ispirato a quello del film Disney Dinosauri e poi ho rilasciato all'interno del parco una nuova versione dell'Apatosauro e dell'Edmontosaurus. Purtroppo, come avete notato anche voi, alcune mod andranno a sovrapporsi ad altre perché purtroppo non è possibile farle convivere insieme nello stesso parco. Non importa, andrò comunque avanti, magari sostituendo a volte anche mod che vi ho mostrato in episodi precedenti di questa serie. Oggi ragazzi ho intenzione di mostrarvi tre nuovi dinosauri, però questa volta paleontologicamente corretti. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili, soprattutto se siete interessati ad acquistare Jurassic World Evolution, che a breve sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Incredibile, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare questo videogame anche per questa console. Se volete acquistarlo in digitale vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming perché potete trovarlo insieme a tutti i DLC che sono stati rilasciati fino adesso a prezzo scontato. Ok ragazzi, rieccoci qua, ecco gli Edmontosauri che avevo rilasciato nello scorso episodio, guardate che belli, forse sono più belli rispetto a quelli originali del gioco. Poi i due Carnotauri, eccoli qua, non sono paleontologicamente corretti, però sono molto belli da vedere. E sono praticamente uguali a quelli del film Disney Dinosauri. Forse quelli del film erano leggermente più grossi. E poi da questa parte possiamo trovare i nuovi Apatosauri di varie colorazioni. Come vi dicevo all'inizio del video, purtroppo sostituendo la mod degli Apatosauri, anche quelli che avevo creato in precedenza, ovvero i Brontosauri, sono cambiati. Anche loro adesso hanno la nuova mod degli Apatosauri. Allora, oggi in questo video, come vi dicevo all'inizio, volevo mostrarvi tre nuovi dinosauri paleontologicamente corretti. E direi di partire dal Parasaurolophus. Direi di crearne un paio. Adesso bisogna cercarlo, ma sono in ordine alfabetico. Eccolo qua. Allora, questa è l'immagine del Parasaurolophus che potete rilasciare all'interno del gioco. Tra pochissimo scoprirete la sua versione paleontologicamente corretta. Direi non proprio, insomma, che si avvicina a quello che sarebbe stato in realtà il Parasaurolophus. Allora, ne creiamo uno di tipo foresta e uno di tipo savana. Ok ragazzi, i due dinosauri sono praticamente pronti. Pensate che il nome Parasaurolophus significa vicino alla lucertola crestata. Allora, liberiamo il primo. È un genere estinto di dinosauro che praticamente era vissuto nel Cretaceo superiore 76-74 milioni di anni fa. Fa parte della famiglia degli adrosauri e pensate che si distingue da tutti gli altri proprio per questa lunga e ampia cresta cranica. In Cina è stato scoperto un dinosauro che si chiama Carnosaurus e sembra essere il suo parente più prossimo, anche se secondo alcuni potrebbe essere semplicemente una variante di questo dinosauro. Se vedete bene rispetto alla foto, ha un collo molto più lungo ed è molto più ciccione. Allora, liberiamo anche il secondo e poi lo introduciamo nel recinto con gli altri Parasaurolophus. Perché avevo già utilizzato questo animale come base per utilizzare una mod di un dinosauro di Skull Island. Vi ricordo ragazzi che Skull Island è presente sia nel film di Peter Jackson, King Kong, sia nell'ultimo film che è stato rilasciato al cinema, Kong, se non sbaglio. Sono praticamente la stessa isola, solo che Peter Jackson
l'aveva voluta mostrare con vari tipi di dinosauri. Invece l'ultimo regista che ha girato questo film, questo nuovo film uscito recentemente al cinema, ha deciso di introdurre quei mostri a due zampe. Però sono la stessa isola. Se andate a leggere su Wikipedia vi dirà King Kong, film di Peter Jackson ambientato su Skull Island, mentre il film più recente è ambientato anche quello su Skull Island. Allora direi di addormentarli e spostarli. Nel frattempo ho creato una versione paleontologicamente corretta del torosauro, il cui nome significa lucertola perforata. Anche lui era vissuto nel Cretaceo superiore 68-65 milioni di anni fa. Pensate che nel 2010 la validità come genere di torosauro era stata messa in discussione. Praticamente si pensava che i Triceratops fossero una versione giovane dei torosauri. Naturalmente negli anni successivi sono state trovate delle prove che fanno cadere questa tesi. E quindi il Triceratops è un animale e il torosauro è un altro animale, anche se comunque la discussione continua ad andare avanti. Allora, li spostiamo in questo recinto qua. Se vedete, questi dinosauri hanno cambiato skin. Prima avevano quella dell'animale di Skull Island, adesso invece hanno tutti la skin del Parasaurolophus paleontologicamente corretto. Ha una pancia più, come dire, larga, più grossa. Invece quello del Jurassic World è più come dire, più muscoloso. Andiamo dal torosauro. Ne ho creati 4 e direi di liberare quello con la skin del tipo foresta pluviale. Poi naturalmente li inserirò in un loro recinto. Eccolo qua. Vedete, è molto diverso rispetto a quello del gioco. Non so dirvi se è meglio o peggio. Questo sinceramente non mi fa impazzire. Ho visto di meglio. Vediamolo alla luce del sole. Eccolo. Ma più che altro non mi piacciono i suoi colori. Guardate gli iguanodonti come fanno festa. Poi liberiamo il secondo di tipo foresta. Magari questo qua ha una colorazione più bella. Ah, questo qua è di colore verde. Verde nero. Diciamo che si mimetizza bene con la vegetazione. Comunque ha proprio il muso a becco d'anatra, eh. Guardate che roba. Comunque ha proprio il muso a forma di becco, È impressionante. Guardarlo così sembra il becco di un merlo. Non lo so, mi fa venire in mente il becco di un merlo. Fuori 3 con quello di tipo steppa. Come potete notare, rispetto al Triceratops, non ha un lungo corno sul naso, che invece possiede l'altro animale, e il collare è più stretto e allungato. L'ultimo è di tipo costiero. Si è un attimo buggato il gioco. Me lo libera? Mi dice liberazione, ma non esce dalla gabbia. I due iguanodonti stanno andando a vedere cosa sta succedendo. Ah, eccolo, eccolo, sta arrivando. Era un po' timido. Ed eccolo qua. Non lo so, non lo so. Quello del Jurassic World forse è un pochettino più bello. Ma magari è tutta una questione di skin, più che di fisicità, diciamo. Fisicamente non è brutto, però quello del Jurassic World ha quel tocco in più.
Allora, sì, ne ho creati 4 e tutti e 4 sono diversi tra loro, perché questo qua è grigio, questo qua è verde, questo qua è marroncino e questo qua ha una colorazione mista tra il primo e il secondo. Non è né grigio né verdino. Guardate i due torosauri come si affrontano. Guardali come lottano per decidere chi sarà l'alfa. Pensate che su Jurassic Park Operation Genesis addirittura proprio si incornavano. Qui invece non hanno praticamente fatto nulla, neanche l'animazione. Che tristezza. Che tristezza, sinceramente. Allora, liberiamo anche quello di tipo alpino e poi uno di questi torosauri lo volevo prendere e portare nel recinto di un predatore per vedere come se la cava magari contro un tirannosauro, un tirannolofosauro, un Indominus. Ah no, l'Indominus non c'è perché è stato sostituito da una versione di Godzilla. Sì, il Godzilla che ho creato per il momento è diverso dal Godzilla che tutti conosciamo, quello che può sparare raggi laser dalla bocca. È una versione, diciamo, rivisitata del 1998, è più una lucertola gigante che un vero e proprio mostro. Allora, i Triceratops sono pronti. Vi ricordo, ragazzi, che il suo nome significa faccia a tre corna. Viveva nel Nord America, guardate che spettacolo questa versione del Triceratops. Ed è naturalmente un genere estinto di dinosauro ceratopside. Pensate che è stato uno degli ultimi dinosauri non aviari a comparire prima della grande estinzione di massa nel 65 milioni di anni fa. Ha queste tre corna che lo distinguono, se no non si chiamerebbe Triceratops. Liberiamo quello di tipo steppa e condivideva il suo habitat con naturalmente un altro dinosauro molto ma molto famoso. Entrambi sono molto famosi perché sono stati ritrovati tantissimi fossili. Si tratta praticamente del tirannosauro. Cosa caspita è successo? Ma no, dai! Me l'ha ucciso? Ah, è morto in combattimento. Ah, ok. Ho capito perché. Perché ce ne sono troppi dello stesso tipo. Sì, ma lo volevo portare via. L'ho addormentato. Ah no, è il numero 3 questo qua. E allora deve essere il numero 4... che ha ucciso il numero 3. Ah no, è stato il numero 2. Non ci sto capendo più niente. Comunque sicuramente si sono uccisi perché c'erano troppi torosauri all'interno dello stesso recinto. Non pensavo però che iniziassero a combattere così in fretta. Questo è di tipo arido. Pensate che il Triceratops era stato all'inizio tradizionalmente collocato all'interno del gruppo dei Ceratopsi dal collare corto. Però nuovi studi hanno dimostrato che questo animale era un membro della sottofamiglia dei Casmosauri. Quindi alla fine è stato inserito in questa sottofamiglia. Liberiamo l'ultimo Triceratops di tipo 1993, voglio vedere se cambia qualcosa. Sicuramente la sua conformazione. Invece no. E invece no. Dai. Allora, questo è quello del Jurassic World. L'altro è una versione paleontologicamente corretta dell'animale. Questa è più una versione cinematografica. Guardate che differenza. Non sembra neanche lo stesso animale. Pazzesco. Sembrano due animali diversi. Incredibile. Vabbè, facciamo una cosa. Faccio che crearne ancora uno allora di Triceratops. Non devo toccare le skin di Jurassic Park. Lo creiamo di tipo nullo, col gene nullo, quindi di nessun colore particolare. E vediamo cosa viene fuori. Nel frattempo spostiamo uno dei... ne ho addormentati due.
Ah, ne ho addormentati due. Allora facciamo una cosa. Facciamo che spostare uno dei torosauri. Vediamo dove possiamo piazzarlo. Ma non voglio piazzarlo qua con i vastatosauri. Mi piacerebbe vedere cosa potrebbe combinare contro un tirannolofosauro. Sì, nell'episodio dedicato al tirannolofosauro ho continuato a chiamarlo Dilophosaurus Rex. In realtà non è che il nome fosse così sbagliato, eh. In fondo è un misto praticamente tra un Dilophosauro e un Tyrannosaurus Rex. Ok ragazzi, il Torosauro è arrivato nel recinto del Tyrannolophosaurus e si stanno già squadrando. Attenzione che il Tyrannolophosaurus è partito all'attacco. Mamma mia, con un morso gli ha tirato via il 55% della vita. Ah, ma vince il Tyrannolophosaurus, anche perché ce ne sono due. Quindi se non lo mangia uno, lo mangia l'altro. E attenzione che sta per dargli il colpo di grazia già. È finita. Bye bye Torosauro. Che brutta fine. Ma l'ha ucciso per mangiarselo o... No, mi sa no. L'ha ucciso per sport. Allora, consegna completata. Ne ho piazzato uno anche qua. Ah, ho piazzato il Triceratops normale, quello del Jurassic World. Vediamo se i due Godzilla, tra virgolette, lo notano. No, mi sa di no. Lo stanno ignorando completamente. Ok, anche il Triceratops sta arrivando nel recinto del Tyrannolophosaurus. Era da un po' che non ve lo mostravo. Diciamo che negli ultimi episodi mi sono dedicato ad altri animali e l'ho un po' snobbato. Eccolo, è arrivato. I due Tyrannolophosauri stanno bloccando le girosfere. Eccolo. Eccolo. Mi sa che questo Triceratops però fa una brutta fine. Infatti. Guarda che gli dà il colpo di grazia. Mamma mia che violenza. Che violenza. Ucciso senza pietà. Ucciso senza pietà. Ma lo sapevo che avrebbe fatto questa fine qua. Lo sapevo già. Andiamo a vedere nell'altro recinto com'è la situazione. Per il momento il Triceratops se la viaggia tranquillo. Facciamo che magari piazzargli temporaneamente una piccola mangiatoia in modo che non muoia di fame magari. La risorsa è stata recuperata. Toh, vieni qua, va. Intanto gli altri due stanno ancora lottando tra di loro. Eccolo, eccolo che parte, il numero 3, l'alfa. Ha notato qualcosa di strano all'interno del suo recinto. Guardate come lo osserva. E tu chi sei? Cosa ci fai qui? Non ti ho dato il permesso per stare qui. Comunque è grosso, questo Triceratops. Mi sa che è più grosso del... del Torosauro. Mamma mia, guardate la girosfera. Attenzione. Gran morso, gli ha tirato già via il 55% della salute. Attaccalo Triceratops, attaccalo. Ma non è abbastanza aggressivo. Mi sa che farà una bruttissima fine. Attenzione. Attenzione, una girosfera che ha avuto la possibilità di osservare tutto quanto. Guardate che roba. Ha osservato l'attacco finale del Tyrannolophosaurus in diretta. Che spettacolo, che spettacolo. Mamma mia.
Questo tirannolofosauro è passato a un centimetro da questa girosfera. Fantastico. Va bene ragazzi, ho creato un altro triceratops con pelle base. Eccolo qua, adesso lo aggiungiamo all'altro recinto. Allora, vediamolo alla luce del sole. Di base dovrebbe essere marrone con questa particolare colorazione. Sulla cresta. Guardate che disegno molto particolare. Adesso lo addormentiamo, lo spostiamo nel recinto dei torosauri. Nel frattempo ho creato un altro torosauro di tipo foresta, dato che l'altro è praticamente morto di sete. Facciamo che spostare l'ultimo Triceratops. Nel mentre ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!